Finalmente, finalmente, zero titoli. Zero titoli, ma io sono contento. Io sono contento, perché? Perché almeno abbiamo dimostrato in che pasta siamo fatti. Fa schifo. Proprio una stagione buttata via agli orticchi. Grande Allegri, e sempre con molto ottimismo, bisogna sempre avere ottimismo e pensare al futuro. A cosa vuoi pensare al futuro? Siamo fottuti da questo allenatore che ci ha dimostrato di avere carisma, di avere un approccio alle partite che è una cosa unica. Non ce ne sono tanti allenatori che hanno un carisma uguale a lui. Stupendo, meraviglioso approccio a questa Juve che ormai è andata a farsi fotte. E complimenti a Inzaghi, che ha dimostrato di avere gioco, di avere un timbro, di poter dire questa è la mia Inter. E una Inter vincente sotto tutti i punti di vista, lasciando perdere il campionato, ma noi ci aggrappiamo, ci concentriamo più sugli obiettivi, sulla gestione della squadra. E con questo Allegri sa come interpretare le partite. Bene, bene, si è visto un grande stratega, un grande mister che si è dimostrato, a differenza dei loro allenatori, di essere coerente su quello che dice anche in conferenza stampa, che noi siamo, non so dove, siamo competitivi ad ogni obiettivo, ci affidiamo al quarto posto, non so dove, abbiamo voglia di rialzarsi e di cambiare sponda, di cambiare obiettivi che non ci sono mai stati, non c'è mai stato un progetto a confronto dell'Inter, del Milan, del Napoli, di tutte le altre squadre. Noi andiamo sempre a ribasso con le altre squadre. Noi non abbiamo un approccio di ogni singola partita. Siamo noi tifosi, siamo illusi da questo allenatore che ci fa credere che questa Juve può dare ancora qualcosa. Pur avendo avuto tanti fallimenti su tanti obiettivi, in cui noi tifosi ci siamo stancati a vedere sempre delle scuse, sempre delle attenuanti di questo allenatore che non ci capisce una beata mazza. In questo siamo tutti d'accordo. Ma per il resto non c'è alibi nel capire che non ha niente a che fare con questa Juventus. Non ha niente a che fare con questa Juventus, caro Allegri. E penso che noi tifosi siamo coerenti nel capire che ormai la Juventus è finita. È finita nell'orgoglio, nell'intraprendenza di porsi l'obiettivo di lottare per qualcosa, per dare un giusto approccio alle partite e di dare una motivazione ogni volta che scendono in campo. Ormai i giocatori non sanno neanche perché stanno giocando. Per carità, siamo andati in vantaggio 2-1 al secondo tempo. I primi gol, diciamo, l'1-1 e 2-1 sono arrivati presto. Non sappiamo neanche come hanno fatto a andare in vantaggio. Mistero della fede. E tanto, occasioni concrete, azioni concrete, non le sappiamo fare. Noi buttiamo i palloni così, a caso. Se va, e se no, pazienza. Non sappiamo a fare un gioco corale tra i giocatori, non si capiscono nei passaggi, passano sempre indietro,
hanno paura del pressing, perché l'Inter, pur di vincere, ti mette un'aggressione addosso di pressing, di voglia di vincere, di intraprendenza, di saper cogliere il momento giusto per attaccare. E noi subiamo il predominio dell'Inter, in cui andiamo sempre a farci del male, a subire sempre con una difesa che viene sempre chiamata a soffrire, in cui noi lasciamo tanto spazio libero, lasciamo tanto fare le azioni all'Inter, a crearsi spazi per poter tirare in porta, come abbiamo visto con Barella. Noi non sappiamo fare pressing, noi non riusciamo a far paura agli avversari e saper fare un determinato tempo di gioco, tempi di inserimenti, di creare un qualcosa. No, noi lasciamo sempre fare alle altre squadre. Noi andiamo a subire con le squadre e li facciamo fare gioco. Questo ci fa intendere che Allegri non riesce a impostare una partita che sia godevole da parte dei tifosi, di dare un po' di grinta, di essere un po' più propositiva in avanti. E non c'è niente da comprendere con questo allenatore qua. Non ci sono attenuanti, non ci sono scuse da porsi. Allegri ha avuto la sua occasione, ha avuto il suo tempo di creare una squadra, però si è visto che ormai la sua mentalità è arrivata a capolinea. La sua mentalità è arrivata a capolinea. E noi tifosi era tanto che ci facciamo una domanda e sappiamo già perché questa Juventus non riesce a dare i suoi frutti. È che questo allenatore non è da Juve, non ha DNA Juve, non rappresenta la Juve, non dà stimolo, non dà sicurezza né nello spogliatoio né nella dirigenza. Non sa cogliere i momenti in cui sbaglia. Non riesce a convincersi che questa Juve la sta mandando a quel paese. Ma questo si sa. Però ad Allegri gli va bene così. Andiamo sempre a fare figure di merda. E questo è l'importante. Essere sempre in attesa che questo allenatore ci faccia un salto di qualità. Non so, ragazzi, non lo so quanto andremo avanti, perché sinceramente non abbiamo più idee di come approcciarsi ad ogni posto partita e da dire di questo allenatore qua. Siamo veramente stanchi, abbiamo perso ogni speranza di vittorie, di obiettivi, di voglia di tifare questa Juve, ma tanti sul web hanno già riputato tutte le mie idee, anche se ognuno dice il suo pensiero. Ma io mi avvicino tanto, mi sto avvicinando tanto a quei tifosi che ormai sono arrivati a capolinea, non riescono più a sopportare questo allenatore qua. E devo dire, sono contento perché almeno abbiamo avuto la straconferma che questo è un allenatore inutile. È inutile per la Juve, non ha da porsi obiettivi, non dice le cose come stanno, non dice mai le cose come stanno, rigira sempre raffrettata, si diverte con i giornalisti, gli danno sempre del tu con Max. No, mister Allegri, com'è andata la partita? Abbiamo visto una Juve molto, molto, molto deludente su tutti i punti di vista. Lei cosa ne pensa? Abbiamo visto che la Juventus è andata in vantaggio.
si è andata a proporsi, si è andata un pochettino a ricomporsi con il 2-1 e si è visto un po' di approccio diverso nel secondo tempo. Lei cosa ne pensa? Che ogni volta che lei tenta sempre di fare un risultato di corto muso e riesce sempre ad andare in vantaggio, perché non riesce a imporre una partita che sia una buona, che riesce a mantenere il vantaggio, che riesce a distribuire bene l'approccio delle partite? No, queste domande qua, no, ormai sono, per i giornalisti, se gli fai queste domande qua, sono irrisorie, sono inutili, perché non Allegri non è coerente con se stesso. E i giornalisti, bisognerebbe che gli domandasse queste domande qua e che Allegri gli dasse delle risposte nette, delle risposte concrete. No, lui rigira sempre quello che deve dire, lui non si accusa mai il suo lavoro, il suo modo di fare le partite. Si degna sempre di ribaltare sempre le frasi fatte. Va bene. E niente, ragazzi, questo è l'allenatore che ci teniamo. Complimenti a Allegri, che ci ha fatto sprofondare questa Juve al confronto di quello che ci aspettavamo, ma molto in profondità siamo andati proprio nella merda più totale, e complimenti. Io lo so se prendi esempio da altre squadre, ma penso di no, perché hai sempre quella modalità di pensiero fissa, non hai da porti domande di come sta andando questa Juventus. Non tiri mai un resoconto tuo personale di come stai approcciando questa Juve qua. E fai in sesto senso mi fa un po' pena. Ma tanto a te ti va bene così. Va bene? Continua così. Continua così, perché va bene così. Va bene così. I risultati sono a tuo favore, complimenti, e noi ci va bene così. Noi ci incazziamo, però a te sei contento lo stesso, anche se sei convinto nelle tue idee che questa Juve può dare ancora qualcosa dietro alle tue direttive. Bene, ragazzi, complimenti all'Inter, ormai sappiamo, non c'è nulla da dire, chapeau. Come si può dire, un Inter che attacca, sa tirare in porta, e noi che abbiamo? Che obiettivi abbiamo? Che giocatore performante abbiamo? Non abbiamo niente, e noi continuiamo ad avere questo allenatore qua, senza una base di costruzione da gioco. Bene, perfetto. Bene, contenti voi. E ragazzi, io non sono né incazzato né contento. Mi sono annoiato di vedere una Juve che ormai non è indifferente. È indifferente. Indifferente. Che vinca, che perda, che pareggia. Non me ne frega più niente. E tanto allegri ce lo teniamo. Pazienza. Ragazzi, noi ci sentiamo, scusate la lunghezza del video, è tanto una chiacchierata così, a caldo, a mente fredda, anche se è caldo. Però, ragazzi, iscrivetevi al canale e mettete mi piace, solite cose, e noi ci sentiamo al prossimo video. Ok, grazie Allegri di avere una Juve competitiva, con il tuo carisma, con la tua voglia di vincere. Complimenti, si vedono i risultati che stai ottenendo. Bene, ciao ragazzi, complimenti.